Un altro contributo per mettere in sicurezza da una parte e dall'altra parte ordine in un altro settore importante della vita della città attraverso due strumenti che non ci sono. Uno strumento che è il piano generale della pubblicità e l'altro il regolamento attraverso l'indizione di gare per l'aggiudicazione di 81 lotti che faranno parte di 14 comparti con 14 diversi vincitori di queste gare e un avvio alla dismissione sistematica degli impianti che sono abusivi e l'avvio ovviamente a una promozione economica e commerciale della nostra città attraverso lo strumento straordinario della pubblicità. E questo è sicuramente un obiettivo raggiunto da questa amministrazione. In 20 mesi abbiamo dovuto recuperare un gap che questa città aveva, sempre nell'ottica di sviluppare anche nuove attività e dare certezza agli operatori del settore.